cerchiamo di richiamare l'attenzione e soprattutto sensibilizzare tutte le forze politiche verso una delle priorità più forti per lo sviluppo di questa Sicilia, che è quella di favorire l'occupazione delle donne e anche dei giovani. Devo dire, le misure che sono contenute dentro il nostro documento infatti sono assolutamente ampie e finalizzate a rendere l'utilizzo dei fondi europei, quindi sia quelli della programmazione sia quelli che derivano dal PNRR, effettivamente efficaci, funzionali allo sviluppo del lavoro femminile, che è l'elemento essenziale perché questa terra possa rilanciare, riprendere la propria economia, ma anche gli aspetti sociali che sono stati messi così compromessi, diciamo, dalla crisi e poi acuiti dalla pandemia, perché non è la pandemia che ci ha fatto questo danno enorme, sono anni e anni di problemi di crisi strutturali che ha la nostra terra. Per cui ritengo che dentro i nostri punti bisogna attenzionare fortemente anche gli aspetti che riguardano le politiche della formazione, quella capacità di creare le competenze per le donne, soprattutto perché la transizione ecologica e digitale rappresenta posti di occupazione con competenze che sono assolutamente lontane da quelle che hanno le donne, e quindi non si può mettere la condizionalità sperando che poi si assolva effettivamente se non si creano quelle condizioni necessarie per poter consentire alle donne di trovare occupazione in questi che saranno, speriamo, i posti di lavoro del futuro. Importantissimo per le donne, per l'occupazione, è fondamentale superare il divario di genere, perché grazie al superamento del divario di genere aumenta l'occupazione, e l'occupazione in Sicilia è veramente molto molto bassa, e quindi è importante riuscire a trovare quegli elementi strutturali che ci consentano di migliorare intanto la conciliazione vita-lavoro per le donne, in modo tale che possano trovare lavorare serenamente. E considerate che il 33% delle donne rinuncia al posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio. È impossibile pensare che una donna rinunci a un posto di lavoro per la nascita di un figlio, quindi decidere o di non avere figli per fare carriera oppure di rinunciare al posto di lavoro. Quindi dobbiamo assolutamente lottare, e siamo qui oggi per chiedere a gran voce un'agenda di genere, perché non si possono più avere delle politiche di genere totalmente frammentarie, quindi dobbiamo trovare invece qualcosa che le renda strutturali, e l'agenda di genere può essere un valore aggiunto nelle scelte del bilancio regionale, perché fa un focus su parità ed inclusione. Chiediamo innanzitutto un'attenzione non soltanto rispetto alle risorse messe a disposizione del PNRR, che sicuramente mette, come dire, in campo delle azioni per raggiungere degli obiettivi per aumentare l'occupazione femminile, ma proprio per il dato del 29%, che ha una differenza di 20 punti rispetto a livello nazionale, chiediamo che ci serve, venga messa in campo una vera e propria strategia regionale. Non è sufficiente ragionare soltanto sul PNRR, va fatto un ragionamento, quindi una strategia regionale rispetto a quelli che sono i servizi, rispetto a quello che è il tema della sanità, della salute più in generale, rispetto alla violenza di genere, quindi tutta una serie di azioni che, come dire, pongono l'attenzione sulle donne a 360 gradi. Questo significa non soltanto interventi di parte, ma promuovere con una programmazione mirata, quindi con una valutazione ex ante ed ex post rispetto a quella che è la situazione ad oggi, e quindi anche con, oltre, diciamo, un vero e proprio strumento quale potrebbe essere il bilancio di genere, una lettura rispetto alla legislazione che deve essere posta in essere.